Sicuramente, ecco, adesso c'è l'aritmetica, Presidente, il Benevento e il retrocesso. Buonasera a tutti, a quelli che stanno vicino, quelli più lontani. Buonasera. Il tombolato non fu una dichiarazione, il tombolato era un modo di stare vicini, perché pur essendoci ancora la speranza, diciamo che avevamo visto la fiammella diventare così piccola da non vederla più. Oggi è diverso, oggi sono venuto per salutarvi, era l'ultima partita qui a Ciro Vigorito, anche per spiegare una cosa che a qualcuno ha fatto sorridere, qualcun altro l'ha interpretata male, che è stato quello della giornata giallorossa. Io devo confessare molto candidamente che quando ho detto facciamo la giornata giallorossa non era per né per scherzare né per fare battute. Io pensavo che con la giornata giallorossa potessi non fare un regalo, ma così invitare la gente a venire allo stadio. Non ho pensato nemmeno per un attimo che penalizzavo gli abbonati perché li facevo pagare. E di questo mi dispiace, perché dopo 17 anni io non ho mai fatto una cosa per poter speculare su una cosa. Immaginate se il giorno della Maina Bandiera io invitavo la gente a venire allo stadio a farle pure pagare. Quindi è stato un errore di comunicazione da parte mia, dei miei collaboratori, sono stato io. Immaginate un poco tutti con quale stato d'animo tutti voi e io stavamo pensando a questo giorno che è arrivato. È un giorno che ha radici lontane. E anche qui bisogna fare una riflessione. Qualcuno ha detto un attimo fa, uno dei amici della TV, basta pensare ad oggi, pensiamo al futuro. Io gli rispondo immediatamente, pensiamo a quello che abbiamo combinato tutti e poi vediamo se c'è futuro, che è una cosa un po' diversa insomma, da questo. Perché qui sembra sempre che tutti si siano laureati in diritto sportivo, tutti sanno che cosa deve fare il presidente Vigorito, qualcuno dovrebbe cominciare a chiedersi cosa deve fare lui per questa città, per lo sport, per tutte le altre problematiche di una città che mi sento onorato, a cui mi sento onorato di appartenere, perché mi è stato riconosciuto la cittadinanza onoraria e io non più, ma quanto gli altri soffro quando c'è qualcosa che si perde e non si guadagna. Che questo sia calcio, che sia un negozio che chiude, che sia un giornale che chiude, perché purtroppo mi vengono in mente soltanto dei momenti cattivi, sono cose che dispiacciono pure a me. Io opero in questa città, opero come imprenditore, a parte che come calcio, e è chiaro che sono sorti che volevo sentire. Voi tutti volete sentire cosa pensa Vigorito, cosa vuole fare Vigorito, dove vuole andare Vigorito. Non è il momento di fare queste parole. La sconfitta qualche volta abbatte gli uomini, qualche volta li distrugge, qualche altra volta li fortifica. Sono tre ipotesi che possono venire fuori. Dire oggi per consolarci andiamo avanti, apprezzo chi pensa di poter andare avanti, apprezzerò molto di più chi mi dirà come andare avanti, perché il come andare avanti è più importante dell'andare avanti, altrimenti l'anno prossimo invece di piangere che siamo tornati in C, piangeremo perché siamo tornati in D. Perché se non si trovano e non si scoprono le cause per cui si è andato in C, ce le porteremo appresso anche in C, e dalla C il salto è breve a tornare indietro. Quindi riflettiamo un poco tutti, e a parte la solidarietà che devo dire di aver avuto a livello personale, soprattutto dai giovani, che è una cosa che mi fa stare con il cuore che batte un po' più forte, perché la richiesta di farmi delle fotografie, basta pensare, o sono fotografie fatte per avere un ricordo, come succede quando qualcuno se ne va, o sono fotografie che vogliono dire noi crediamo ancora in te. E questa è certamente una base, sapere che c'è gente che crede, sapere che c'è gente, come ho detto una volta, che se rimaneva un solo tifoso c'ero pure io, oltre la categoria, diceva la curva oggi,
La categoria non appartiene solo ai colori sulle maglie o alla serie a cui si è scritto, la categoria appartiene anche a quelli che con il salto di categoria fanno il salto di mentalità. E forse noi questo non l'abbiamo fatto, noi, non voi, noi, perché tutti quelli che salgono su un palcoscenico fanno la loro parte, l'attore principale, la comparsa e quelli che hanno messo magari le sedie per far sedere gli attori principali, ma sono tutti autori di una, vogliamo dire, di un'avventura, di un viaggio, di una farsa, sono tutti responsabili. Io lo ripeto davanti a tutti e vorrei tanto che ci fosse la capacità di seguirmi e da parte mia di farmi capire. Io non escludo nessuno, non ho indicato nessuno, né penso che qualcuno potesse distruggere quello che avevamo costruito tutti insieme. Se i sogni sono stati fatti insieme, non soltanto quando si vince, anche quando il sogno si trasforma in incubo o in sconfitta, la parola insieme rimane. Noi non siamo andati a un matrimonio, ma gli stessi amici del matrimonio verranno anche al funerale, se non sono andati via prima loro. Altrimenti fare il commentino e dire è andato via, se lo dicono quelli che l'hanno detto sempre, io gli faccio chapeau. Che significa che sono stati coerenti a pensare che prima o poi anche Vigorito avrebbe perso. Se lo dicono quelli che dicevano che era invincibile, sbagliavano quando dicevano quello e sbagliano oggi quando dicono questo. Io non ho mai pensato di essere invincibile, non ho mai pensato di poter fare tutto, ho sempre pensato di fare quello che potevo fare. Ecco, voglio abbracciarvi tutti, senza distinzioni, di chi in curva, di chi è distinto, in tribuna. Vi abbraccio tutti perché siete stati la mia vita, una parte della mia vita negli ultimi 17 anni e poiché non so quanti ne ho davanti, posso solo dirvi che le emozioni, i colori, le grida, i suoni, i tamburi, gli insulti hanno riempito le mie giornate e starne senza non sarà facile, ma starci senza essere convinti di starci sarebbe ancora più difficile. Quindi adesso mettiamoci tranquilli per quanto riguarda lo sport e pensiamo a cosa potete fare voi, cosa posso fare io, e se vogliamo proprio essere bravi e seguire ancora una volta quello che dico, togliamo cosa potete pensare voi, togliamo cosa posso fare io e pensiamo a cosa possiamo fare noi. Quel noi vale anche oggi che abbiamo perso, per quanto mi riguarda. Vorrei capire se riguarda anche voi. Grazie. Lei ha detto che è un tempo di riflessione, quindi è inutile chiederle del futuro, perché se si apre alla riflessione avrà bisogno di tempo. Però ecco, quanto la vicinanza, gli attestati di stima che sta avendo, perché insomma l'ha detto lei anche quest'oggi, potranno darle una mano in quella che sarà la decisione forse più importante della sua vita calcistica qui a Benevento? Queste sono la base della mia vita, non della vita calcistica. Avere persone che ti confortano, che ti stanno vicino, che ti guardano e ai quali probabilmente puoi essere in grado di regalare ancora qualcosa, è la base di partenza. Io oggi non so quanti presidenti sarebbero venuti a vedere la partita, non so quanti avrebbero messo la faccia come faccio io. Io lo faccio perché so che dall'altra parte ci siete voi. Io non faccio distinzioni. Io so che quando vengo e parlo qui, parlo con degli amici che hanno la voglia, la capacità di essere solidali con me. Vado via da solo in macchina, ma con voi nei miei pensieri. E poiché Benevento non ha ceduto ai Romani, non ha ceduto ai Longobardi, non ha ceduto al Papa, non ha ceduto ai soprusi che le vengono dati, non cederà nemmeno questa volta.
Ricordo in particolar modo l'annata del Benevento che poteva raggiungere la Serie B in quella famosa finale col Crotone, la ricordo perché è stato il primo anno in cui io mi sono avvicinata giornalisticamente al Benevento. Fu una grande delusione l'ennesimo tentativo di poter acciuffare quella categoria tanto sognata, e le sue prime parole furono: ripartiamo, non ammainate le bandiere. Non ci furono tempi di riflessione, perché quest'oggi Ligorito non si sente di dire ripartiamo a quelle persone che invece soltanto quello vorrebbero sentir dire? Perché è facile criticare i calciatori, ma è facile anche criticare un presidente, cosa che non c'è stata, perché non c'è stata critica da parte della tifoseria, da parte del pubblico, da parte di nessuno, e soprattutto una retrocessione dimostrata ancora una volta sul campo, perché quest'oggi il Benevento vince, ma non c'erano tanti spettatori sugli spalti, quindi si può vincere anche senza spettatori. Il Cittadella ne è la dimostrazione, che sta ancora lottando per salvarsi. Ora io non ho visto la classifica, non ho avuto tempo, perché non ripartire paradossalmente da quella finale che aveva tolto la B e che quest'oggi toglie ugualmente la B, però non è detto di poterci ritornare. Insomma, una parola magica, insieme, che potrebbe rendere felici tanti bambini, insomma, che credono ancora in Oreste Vigorito. Perché c'è una grande differenza, Sonia, da qui all'altra volta. L'altra volta erano 2 anni e mezzo che Vigorito era impegnato nel calcio, e la maggior parte di quelli che persero la B nel 2009 con me erano quelli che la prendevano da 90 anni. E quindi io mi sentivo la possibilità, la capacità, la voglia di continuare a coltivare un sogno che per me era cominciato 2 anni prima, e potevo chiedere un'apertura di credito su di me. Oggi sono io che ho il diritto di chiedere un'apertura di credito a voi, perché per 17 anni io ho mantenuto le mie promesse, sempre. E quindi quelli che hanno avuto la fortuna di vivere questi anni hanno il dovere di credere che io potrei risorgere un'altra volta. Non ho bisogno di promettere niente a nessuno. Hanno il dovere di crederci e hanno il diritto di dimostrarmi che anche loro lo vogliono fare. La mia prima canzone, Oivido, Oivita mia, in mezzo a piazza del non ricordo dov'è, vicino alla Regione Libertà, alla vittoria in C1, un signore da lontano disse: Vigorito, portaci in Europa. Una voce, così io non so manco chi è stato, spero che sia ancora tra di noi, che fosse un ragazzo, insomma. E io ripetetti, per dirti che la memoria non mi inganna, andate a fare i biglietti, perché ero convinto di potercela fare e c'era una folla entusiasta. Oggi non ci dobbiamo nascondere dietro il dito. Dopo 17 anni di calcio per una città come Benevento, che non aveva una grande storia nel calcio, ad alto livello, vorrei ricordare a tutti che abbiamo vinto 4 campionati, abbiamo fatto 5-6 finali per i playoff, per andare in B e per andare in A, e 6 anni consecutivi tra A e B. Oggi io devo fare il resoconto di quello che è stato ogni volta che abbiamo raccolto un successo, e se dovessi dire che Benevento è da imprenditore, non lo dico da presidente di calcio, è una piazza che merita palcoscenici diversi, io sarei un bugiardo, io per primo. Perché quando dovevamo andare in C1, la gente mi fermava dicendomi che poi in C1 ci sarebbe stata l'onda giallorossa, cosa che non avvenne. Quando dovevamo andare in B, la gente mi diceva che avrei dovuto costruire un nuovo stadio, perché non ci saremmo entrati. Quando siamo arrivati in A, la prima campagna abbonamenti abbiamo fatto 4.400 abbonati. È un fatto economico. I centinaia di milioni che ho speso non sarebbero stati di meno se fossimo venuti 20.000 a vedere la partita. Ma forse le amarezze, forse il contributo per quelli che vanno in campo, quelli di oggi, quelli di ieri, quelli dell'altro ieri, da parte di un pubblico appassionato e numeroso poteva essere diverso. A livello personale io credo che nessun'altra città avrei potuto avere l'affetto e la solidarietà che ho avuto. A livello di imprenditore nel calcio
devo immaginare che ho aperto un supermarket in un paese dove la gente va a comprare ancora la salumeria. E allora devo pensarci, non perché devo guadagnarci, ma se veramente questa città ama il calcio, non i 1500 che vengono a vedere le partite, se la città ama il calcio. Perché volere a tutti i costi, offrire uno spettacolo, ripetere un'esibizione, continuare ad andare avanti e poi essere circondato da persone che hanno il diritto di non amare il calcio, perché nessuno ha detto che il calcio fa parte della vita di tutti. Vogliamo fare una cosa così, e allora il progetto del calcio futuro è diverso, perciò ti sto rispondendo così. Non io, il progetto del calcio in questa città non è più quello di prendere in Serie C calciatori come Castaldo, come Vago, come Clemente, cioè calciatori per i quali un presidente inesperto come me aveva la soluzione giusta: compro quello che è il migliore e vinco. Oggi comprare il migliore per vincere un'altra volta come avevamo vinto nel passato è una cosa che non mi convince. Io ho detto che il calcio, per me il calcio, non il calcio di Benevento, il calcio con la trasformazione del sistema calcistico attuale, che vede 17-18 società controllate da fondi internazionali, miliardari, gente che viene e sta comprando le società come se fossero il pane la mattina per la colazione, non è più il calcio degli Evago, dei Castaldo, o perlomeno lo è, ma di quelli che ti cresci in casa. Questa città è pronta? Questa città è pronta a vedere ragazzi che si fanno onore ma che non hanno un curriculum alle spalle? O sentiremo poi a partire dalla stampa, quindi non solo la città, che abbiamo preso uno che chissà chi è, da dove viene, perché magari non è passato attraverso la Juventus. Qui sono passati per le categorie dove abbiamo giocato e per le possibilità che avevamo, non solo economiche, ma anche di immagine, di attrattiva verso i calciatori, i migliori calciatori che potessero passare. Per anni questo è stato sufficiente, quest'anno no. Quest'anno questa squadra, questa, non solo è costata oltre 20 milioni di euro, ma ha dei calciatori che, sommati tra di loro, hanno fatto 1000 partite di Serie A. Siamo andati indietro, dalla B, non dalla A. Quindi non è solo mettere soldi. Quando si dice, Vigori, devi fare questo, a cominciare da voi della stampa, quando già oggi, che io non ho fatto nessuna dichiarazione, si scrive sui giornali che io sto parlando con direttori sportivi, che sto già pensando chi deve mandare io, voi siete una parte di questa città, non è che siete fuori da questa città, e state scrivendo delle cose che non sono vere, e state già creando un'aspettativa e un'attesa che potrebbe non essere vero. Allora, fino a quando io ho vinto, questo vostro costruire montagne di ghiaccio non mi toccava. Oggi, quando mettete un piccolo iceberg, piccolo, io scivolo sopra. E se a scivolare sopra mi ritrovo anche con quella minoranza, poca gente che è contro, io dovrei costruire qualche cosa che non credo avrebbe successo. E allora la prima cosa da fare è pensare come fare il calcio a Benevento. Questo ci dovrei pensare io, non tutti i laureati in diritto sportivo che esistono in città. Poi mi darete la libertà di farlo, evidentemente, anche con non un appoggio, come dicono tutti, che siete la televisione di Stato, che voi appartenete a me. Io non ho mai avuto tante critiche come da voi. E state ancora tutti lì, non mi ho manco licenziato, cosa che ogni tanto qualcuno si ricorda. Dobbiamo pensare all'organizzazione. Visto che io con 17 anni in più sono stato additato come una persona di età, il vecchio, o cose che ci somiglia, insomma, anche dai miei collaboratori, tanto per non farci mancare niente. E beh, se uno è invecchiato, poi non è che può correre qua tutti i giorni. Deve cominciare a pensare come fare per gestire con un ridotto movimento personale. Tra l'altro, parentesi, io auguro a tutti voi che siete tanto più giovani di arrivare anche voi alla mia età con la stessa capacità.
non avete messo le premesse da come siete fatti oggi, eh? Non sembrate così pronti e preparati per farvi una 50 anni di lavoro, però sa, i miracoli succedono. E poi capire che cosa vuole fare la città che conta, quelli che, ai quali o non interessa il calcio, o è antipatico Vigorito o altro, perché vedete, la vicinanza, quella che io volevo quest'anno, è che insieme al calcio è mancata, perché se ci pensate un attimo, eravamo partiti quest'anno con una campagna dove io dissi: non è per i soldi, ma ho bisogno di voi, dovete stare con noi. In questa città, se qualcuno non lo sa, glielo dico io, il fenomeno è stato che abbiamo fatto 7.800 abbonamenti, facevamo in media intorno ai 1.500 biglietti ogni domenica e quindi eravamo potenzialmente 8.500 persone, non abbiamo mai superato i 4.000, cioè non venivano nemmeno quelli che hanno fatto gli abbonamenti, ai quali va il mio ringraziamento, perché evidentemente hanno voluto consegnarmi una gratificazione a livello personale, ci facciamo l'abbonamento per te, ma non può andare il mio ringraziamento da presidente della squadra, perché non c'erano sugli spalti. E io, se avessi voluto fare una colletta, avrei guadagnato di più, perché sono sicuro che se mi affaccio a quel cancello e chiedo ai Sanniti, ai Beneventani in particolare, di darmi un contributo, io probabilmente devo venire con un'auto blindata per portarmi i soldi a casa. Ma io non volevo i soldi, volevo la gente. E qualcuno si dovrebbe fare una domanda: ma se fossimo andati tutte le domeniche, tutti i 9.000, questi calciatori, ai quali voi dite che il contributo del pubblico è essenziale, potevano rendere di più? Quindi cominciamo a farci la prima domanda. Tutti quelli che hanno fatto gli abbonamenti e non sono venuti, si sentono proprio esenti da colpe? Tutti quelli che farebbero quest'anno gli abbonamenti, se li fanno, se io li facessi, verranno a vedere la partita? O, poiché non è nemmeno più la B, me la vedrò io e la squadra? Io sono, lo dicono tutti, tutti quelli che hanno, non dico la sincerità, hanno la volontà di dirmi qualcosa, che è meglio, dicono che io sono un presidente di vecchi tempi, un presidente passionale che non ha interessi e altro. Mi sapete dire la passione con chi la devo sviluppare? Ditemelo. Una volta, se qualcuno di voi non lo ricorda, ve lo ricordo io, fino alla prima della partita dell'andata in B, io al mio compleanno, al mio onomastico, a certe ricorrenze, trovavo uno stadio con degli striscioni che mi salutavano, che mi facevano sentire che era un piacere arrivare qui. Sono oltre 4 anni che gli unici striscioni che sono arrivati sono quelli: vattene via, non ce ne frega niente se dobbiamo andare in D, ma vogliamo essere liberi. Sono questi. Risposta: è la minoranza, ho capito. E la maggioranza dov'è? In ferie. No, perché ci sta mai. Allora, non è il futuro, come ho detto prima alla collega che sta in studio, è il presente che va visto. Il presente oggi è individuare, non le colpe, non serve, è individuare i motivi per i quali si è arrivati a questo problema. Il passato è quello che ci ha insegnato molto e probabilmente ci deve aiutare a evitare qualche altra cosa. Il futuro è un punto interrogativo. E allora, visto che lei parlava di striscioni a favore, ha detto una cosa vera, no? Darci sempre la libertà a noi qui in televisione, io mi sento sempre libera di dirle quello che penso. Ci sta uno striscione, lei forse non l'ha visto. Non l'ho visto. Di due bambini, l'ho visto, che prendono uno striscione dicendo Vigorito non mollare. L'ho visto. Sono due bambini. Era nell'angolo della tribuna, sì, della famiglia, sì, sì, quindi sì. L'ho visto, l'ho guardato, ed è una di quelle cose che mi fa sorridere e che riempie il vuoto degli altri 8.000. Oggi, ma quando si mandano i fiori al funerale, quello da lì non può festeggiare lo stesso. Sicuramente è un bel gesto, insomma, perché infatti, parliamo comunque ho di... Ho detto, quello striscione vale più di 1.000 parole mie e di 1.000 parole degli altri. È una cosa meravigliosa. Vogliamo fare una squadra per i due bambini? Io non la faccio con piacere, gli do anche il campo. Ma non mi chiedete di pigliare Vlahovic, però. Forse non è molto chiaro. Il rapporto non è tra me e i tifosi che mi amano, o perlomeno dicono di amarmi. Il rapporto è tra me
è uno zoccolo duro che deve capire che in questa città i Vlahovic non arrivano. Chiaramente lei che decide, no, quanto investire in una società di calcio, ci mancherebbe, però sono arrivati dei segnali proprio quest'anno chiari e anche a favore di quello che lei sta dicendo. Quando, ecco, c'è lo striscione oltre la categoria, per dire andiamo oltre, non ci interessa la categoria, e poi soprattutto non ci dimentichiamo i cori a Carfora. Quindi ad un certo punto la tifoseria si è schierata a favore di un giovane, sottolineando la volontà di un giovane che ha fatto molto di più di tanti veterani. La campagna abbonamenti, dove la risposta c'è stata nella prima parte, quando c'erano i giovani, quando erano arrivati Karic piuttosto che Kutsupias. Solo in un secondo momento sono arrivati i veterani, quindi forse qualche risposta di una città pronta a ripartire anche con i giovani, perché poi insomma non sono i tifosi che hanno mandato Talia a giocare al Potenza per far arrivare giocatori come Kubica, dove magari potevano avere non queste qualità superiore a Talia piuttosto che a Rilo. Insomma, non sono decisioni della tifoseria, sono state chiaramente decisioni della società, però mi pare insomma che la tifoseria sia andata ben oltre i nomi, e forse tutti insieme quest'anno abbiamo capito che i nomi, se sono arrivati, se non hanno più nulla da dire, poi non possono fare grandi cose. Una squadra che ha dato ad un certo punto la sensazione che se avesse continuato a giocare si poteva retrocedere in Serie D direttamente, manco passando per la Serie C. Quindi insomma io credo che la città sia pronta a capire che non sono i nomi che fanno i grandi risultati, ma è la caparbietà, la volontà e la capacità poi chiaramente di una società di poter però portare quei giovani che hanno qualità, che hanno consapevolezza. Un ultimo dato, mi permetto di fare l'avvocato del diavolo, così snoccioliamo un po' tutte le questioni che sono state affrontate anche quest'anno. Dopo la prima retrocessione dall'A alla B con Bucchi, ci fu il record di abbonamenti con le persone pronte a ripartire dalla Serie B. Quest'anno, tra le accuse che sono state mosse alla società, e quindi non so se le sono arrivate, mi faccio io portavoce in una televisione a detta di molti di regime, allora io le dico, proprio per dimostrare che non è una televisione di regime, non è che forse quest'anno la società ha ovattato un po' troppo la squadra, l'ha chiusa un po' troppo all'affetto della gente, non è che forse questo distacco che si è creato, per tanti limiti sicuramente dei beneventani caratteriali, una città, tante volte l'abbiamo detto, papalina, però contribuita anche da una sorta di chiusura di una squadra, di una società che magari un po' si era adagiata nell'era Covid e non ha capito che ad un certo punto invece si era ritornati a stringersi, ad abbracciarsi, e magari anche questo è mancato quest'anno tra le mille cose che sono state analizzate. Allora, non era il motivo per cui ero venuto ai microfoni, anche perché io credo che sia giusto, se uno dice che vuole riflettere, che deve riflettere, però siccome poi è difficile tenervi lontano dalle polemiche, che io non ritengo polemiche, ma ritengo diritti, ecco, non di difesa, ma di spiegazione. Sì. Ah, Carfora è stato, a Carfora è stato dato un tributo per la volontà con cui si esprimeva in campo e perché contemporaneamente si contestavano i calciatori più grandi. Quindi si voleva offendere i calciatori grandi facendo il tifo per Carfora. Quindi non è che avessero capito i giovani, che se poi vogliamo inventarci le poesie, io ne posso anche scrivere due o tre così di getto. Che la campagna abbonamenti sia andata bene solo con i giovani è un'altra cosa che non è vero, che la campagna abbonamenti è stata fatta solo ed esclusivamente per i prezzi estremamente popolari e nel mese di agosto che abbiamo prolungato, se avessimo avuto quello che dici tu non avremmo prolungato la campagna di 4 volte, arrivando fino all'apertura del campionato, perché i 2/3 di quella campagna abbonamento è stata fatta dopo una campagna acquisti che ha visto voi della stampa, non me, dire che il Benevento era da 8 in campagna acquisti, a dimostrazione che nessuno, compreso il Presidente, ha il dono dell'onniveggenza. Quarta cosa, la società non ha ovattato la squadra, la società non c'è stata,
La società ha fatto un errore enorme. La società, il presidente Vigorito, ha fatto l'errore enorme di pensare che le persone alle quali aveva dato incarico in un anno molto difficile della propria vita lavorativa potessero sostituirlo, perché vengo accusato di essere sempre presente, si è non allontanato mentalmente e economicamente, fisicamente, è venuto qualche volta in meno. Il resto non è cambiato nulla. Allenamenti a porte chiuse, i calciatori che vivono in città, al punto che molti beneventani ne sono confidenti e sanno più cose di quello che sta Vigorito, e allenatori che dopo essersi impegnati a venire a vivere in Benevento non l'hanno fatto. Per tutto questo questa società si è ritrovata con 4 allenatori, 3 medici ed altro, perché ha capito a un certo punto, tardi, e ha pagato di tasca propria, oltre che come fatto sportivo, che il nucleo della società aveva delle difficoltà a inserirsi in questo ambiente. Non si poteva cambiare anche i calciatori, non si possono cambiare i calciatori. Ma se qualcuno della stampa, visto che vogliamo, io non voglio trovare colpevoli, però vi dico le riflessioni. Se qualcuno della stampa la smette di dire che qualcuno della società vuole pigliare coda e il presidente ha detto no, se la smette di dire che Vigorito non ha voluto spendere soldi a gennaio e altre stronzate, dice che sono bugie, sono stronzate, che è più grave, perché le bugie possono avere una logica, le stronzate no. E continua ad alimentare nella città, nella tifoseria, che devono arrivare i Coda e gli altri, quando questo non è mai stato il mio pensiero. Coda è un calciatore che non sarebbe mai tornato a Benevento, perché Coda è il calciatore che a gennaio della mia retrocessione non ha voluto rinnovare il suo contratto, e non è che io mi sono arrabbiato e mi tengo lontano, non è affidabile. Un calciatore che si comporta come si è comportato il signor Coda, per l'avvocato Vigorito non è un calciatore affidabile. A me non interessa se fanno i tiri nell'incrocio dei pali, quello lo vedono i tecnici, lo vede il direttore sportivo, lo vede l'allenatore, se c'è una figura di un direttore tecnico. Io vedo il comportamento morale delle persone, e continuare a dirmi che il calcio è fatto di queste cose non fa che una cosa sola: convincermi che non sto bene nel calcio. Ci ho messo un po' di tempo, perché sono testardo, 17 anni, ma dopo 17 anni, se io per stare nel calcio devo non mantenere la parola, chiedere aumenti quando faccio bene, non volermene andare quando glielo dico io, volermene andare quando non voglio andare io e il calcio non andiamo d'accordo. Vado d'accordo con i bambini che scrivono quello che scrivono, e voglio fargli dare un sorriso, mi interesso poco delle altre cose. Io abbracciavo con più piacere i calciatori della serie C2, che nel vedermi si emozionavano come io mi emozionavo a vedere loro, che i signori che arrivano dicono: ho fatto 300 partite in Serie A, mi devi dare un milione. A me, che ha fatto 300 partite in Serie A, il milione se lo deve far dare dagli altri, da quelli dove le ha fatte, non con me. Quindi no, tutto quello che stai dicendo non è che non è vero, è una parte della verità. Quando io parlo in questo modo, no, fra poco vedrai i social, cioè, ma quello che vuole ce l'ha con noi, io non ce l'ho con nessuno. Voglio solo sapere perché la gente ritiene che io abbia il dovere di fare il presidente del Benevento Calcio, di mettere mano al portafoglio, di venire qui, sentirmi dire che sono un incapace, che sono uno stupido, e fare un'altra volta la squadra. Se qualcuno me lo riesce a spiegare, facciamo la squadra un'altra volta. Non so se ci sono domande dallo studio, Pasquale? Sì, buonasera e ben trovato Presidente. Non so se ricorda, ma eravamo assieme su quel palco il 30 aprile 2016 nel festeggiamento post prima storica promozione in B. Lei disse dal palco: io ci sarò finché continuerò a vedere questa emozione, ad appassionarmi. E io ricordo anche il suo volto quando arrivò allo stadio, perché ero impegnato in prima persona nella telecronaca di quella partita, quindi il suo volto davvero commosso. L'impegno e la passione ovviamente l'ha sempre messa, ma le chiedo a questo punto, nel suo percorso di riflessione metterà in conto anche il fattore emozione, cioè potrei continuare, se davvero continuerò ad emozionarmi guardando questo che resta sempre uno sport, sì, ma è uno spettacolo. Posso farti una domanda io in risposta alla tua domanda? Assolutamente. E io abbia ancora modo e motivi di emozionarmi? Che quello intorno a me
è ancora un ambiente tale da potermi trasferire emozioni? Pensateci, questa è una parte di quello che io lascio pensare a voi. Io penso le cose mie, voi pensate le vostre. Io posso emozionarmi se vedo il film, se la televisione è chiusa, perché non funziona, è difficile emozionarsi, anzi lo posso ancora fare, mi siedo a casa in una sedia, in una poltrona e penso, e i miei pensieri mi daranno quelle emozioni che non mi danno più la realtà. È evidente che oggi vedere dei bambini che vengono e mi abbracciano, vedere dei bambini che mettono lo striscione, vorrei ricordarti una cosa che forse ti sfugge, lo striscione l'hanno messo due bambini, non è che l'ha messo lo stadio, due bambini in una curva. Peraltro in una curva famiglia, dove io ho fatto di tutto per far venire le famiglie, con i prezzi, con gli orari, tutto, due bambini, uno e due, hanno messo uno striscione. È chiaro che il mio cuore si è emozionato, è chiaro che mi vibra la voce, mi trema pensando a due bambini, ma erano due bambini, Pasquale, due. Chiarissimo, chiarissimo, emozioni sicuramente diverse. La lascio all'ultima domanda nostra di Billy Nuzzolillo. Billy. Presidente, buonasera. Io proprio su questo aspetto volevo soffermarmi, perché questo aspetto dei giovani a cui lei teneva molto e che ha prodotto dei risultati, perché vedo la mattina quando i ragazzi vanno a scuola, tanti ragazzi con il giubbino del Benevento, qualcuno in giro con la maglietta del Benevento. Ho visto l'immagine di quel bambino a Napoli, figlio di Sanniti, che la maestra vedette i ragazzi andare con la maglia del Napoli a scuola e lui è voluto andare con la maglia del Benevento. Quindi tutti quanti questi aspetti, secondo me, dimostrano che lei ha costruito per il futuro quello che si era ripromesso di fare, e quindi chiaramente è una nuova generazione che probabilmente sarà diversa da quella attuale, che un po' si è imborghesita, è evidente, insomma, lo si vede nei numeri, eccetera. E poi, sempre per quanto riguarda i giovani, ci sono tanti giovani, Carfora che è nazionale di categoria, oggi c'era Nunziandi in panchino che è un altro nazionale, l'altra sera ho visto Picerno Potenza e ho visto Talia, cresciuto tantissimo, un ragazzo davvero promettente, tutti i prodotti del vivaio del Benevento. Non è questo l'aspetto, secondo me, che in questo momento va valorizzato? Quello era il sogno di mio fratello, che se fosse stato al mio posto avrebbe realizzato prima sicuramente. Io ho impiegato più tempo, io sono più lento, ma era il sogno che volevo, avere ragazzi del settore giovanile che si facessero onore. Quest'anno il settore giovanile ha sfornato nelle 5 categorie, dalla primavera all'under 15, tutti accessi ai playoff nazionali. Billy, quanto risalto avete visto voi sui giornali per questa cosa? Quanti spettatori avete visto a vedere i nostri nazionali under 16-17? Quanti ne avete invocati? Io sono emozionato, l'ho detto anche prima. I calendari del Benevento, che erano una mia emozione, sono stati venduti 200 calendari, 200, non 2000 o 20.000, 200. E se tutto questo è legato alla squadra, vorrei ricordarvi che i calendari li abbiamo fatti a Natale, no a Pasqua, quindi quando la squadra non stava andando alla fine del mondo, ma stava lì. Voi avete un piccolo problema, vuoi che te lo dica apertamente pure a te, voi avete un piccolo problema, ma ce l'hanno anche le forze di polizia, quindi per dirti che non lo dico solo a te. Voi quando vedete insieme 100 persone dite che c'è una folla, un popolo, 100 persone, per chi è abituato a vivere in episodi di spettacolo in città molto più grandi come Milano, come Verona, non sono nemmeno quelli che fanno la fila per pigliare il tram. Allora il problema è, quando mi dici c'era un bambino che si è messo la maglietta per andare lì, poi ce n'era un altro, arriviamo a 10 bambini, a 50 bambini, 100 bambini, che sono la gioia nei miei occhi, perché anche uno vale tutta la mia vita, ma non sono quelle bolge giallorosse che invece quelli che poi vengono a fare gli atteggiamenti che hanno avuto fanno. Quindi io non porto né rancore né ho animosità nei confronti della tifoseria, chiariamolo subito, così evitiamo a quelli intelligenti, tanto gli stupidi lo scrivono lo stesso, ma gli intelligenti no. Io non ho nessun rancore verso la città, io ho detto e lo ripeto che penso che la città di Benevento
abbia un bacino di interesse per il calcio molto al di sotto di quelle che erano le mie aspettative quando ho investito tanto da potermi comprare mezza città, tanto per essere chiari. E allora, se non fate finta che non capite, ma ve lo comincio a dire un'altra volta da capo. E questo è il motivo, è l'utenza. Tu pensi che se io fossi andato in A per la prima volta in qualunque altra città d'Italia facevo 4.000 abbonati? 4.000. No, allora io non è che su questo non ho fatto niente, ho fatto la squadra. A gennaio, praticamente in retrocesso, ho speso 20 milioni per pigliare dei calciatori e cercare di salvare la squadra. Non ci sono riuscito. Sai qual è stata la cosa più bella di quell'anno? Lo sai qual è? È stata la curva che ha cantato per 10 minuti il giorno della retrocessione. Io ho capito che avevo una curva e avevo uno stadio che al di là di tutto aveva apprezzato non solo la squadra, il presidente, ma tutto quello che avevamo fatto. Beh, questo grande passione, questo entusiasmo, negli anni ci siamo imborghesiti. Io ho fatto l'errore di pensare che i miei collaboratori fossero alla mia altezza. Non lo erano, Bill. Tanto per essere chiaro, una volta tanto, torniamo a essere come ero 10 anni fa. Non c'è nessuno che possa sostituire me nelle mie aziende. Sarà un errore, sarà sbagliato, ma non c'è. Io ho pensato che qualcuno mi potesse sostituire, ho dato carta bianca, il risultato è che sono retrocesso. Quando ero giovane, non è stato giovane, quando ero inesperto all'inizio, dopo 2 anni ho fatto una finale per la B e tutti a dire che poi io non avevo l'esperienza per farlo, ma sono espertissimo e sono retrocesso. Probabilmente non bastava questo, insomma. Allora non continuate a dirmi però, dovete dire sì o no, il però a me non mi interessa, non mi si può dire hai fatto tutto però, quel però, sai cosa significa? Però non hai pigliato questo, però non hai fatto quello, però ci voleva un altro allenatore, lo dico perché adesso c'è anche un allenatore che mi sta sentendo e che è uno degli allenatori che io ho sempre seguito. Allora il problema è, poiché sapete tutti che cosa fare, consiglio, fate un referendum, scrivete che cosa volete, la formazione, l'allenatore, il direttore sportivo, me lo mandate e io faccio come farebbe un buon amministratore, seguo le vostre indicazioni. Se lo faccio io e sbaglio, ho bisogno di voi. Se cominciate a scrivere sui giornali già adesso che io mando via tutti i calciatori, che quelli che verranno, ma qualcuno si è posta la domanda se i calciatori vogliono andare via? Lo sapete che ci sono calciatori che tengono 2 anni, 3 anni di contratto? Ho fatto l'errore di farglielo, va bene, sono d'accordo con voi. Adesso come devo fare per mandarli via? Devo pigliare un bastone? Vigorito non è quel presidente lì. Vigorito non è il presidente che apre la porta e butta fuori i calciatori. Vigorito, se dovesse decidere di farlo, troverà prima un direttore sportivo. Poi con lui dovrebbe mettere insieme un'idea di formazione se c'è qualcuno di questi che deve rimanere. Hai sentito che cosa ha detto il tifo organizzato? Tutti via da Benevento. Tanto poi loro fanno gli assegni e li mandano via. E voi che cosa scriverete domani mattina? Che Vigorini è venuto in televisione, la sua televisione, e si è fatto uno sfogo. Non è uno sfogo. È quello che vi deve preoccupare. Io non sono nemmeno arrabbiato. Se proprio ci tenete molto, io non sono arrabbiato, cominciate come stampa, cominciate dai miei a scrivere la verità. E se non avete una verità, ma avete l'obbligo di vendere i giornali, voi scrivete la verità e ve li comprate voi i giornali, così vi mantenete pure il posto, che è meglio. Non posso sentirmi dire che lo scriviamo perché dobbiamo vendere i giornali. Voi, se non li vendete, comprateveli, così aiutate l'editore. Vendete i giornali e scrivete la verità. Non ho capito perché da scrivere le puttanate. Forza, andiamo avanti.